Iniziamo, o meglio, ricominciamo da dove abbiamo lasciato questo mazzo, e cioè proprio a lui, al drago del giudizio. Il primo prototipo di essenza esplosiva deflagrante di questo mazzo. È proprio lui, non c'è nulla da fare, è un po' il motore principale, colui che ha principato il successo di questo mazzo. Perché è ancora forte oggi? È perché è un super mostro che rende addirittura T1 questo mazzo, perché ha un effetto veramente incredibile. Oltretutto è un livello 8, quindi può andare a giocare con i rinconi, ma soprattutto, ripeto signori, ha veramente un'efficienza non da poco, perché puoi pagare 1000 e fare piazza pulita sul terreno, swingare direttamente in paradiso i mostri dell'avversario. E guess what? Non è once per turn. Ciò significa che l'avversario riesce a proteggere in qualche modo i suoi mostri. Beh, noi riutilizziamo il suo effetto. L'avversario mette di disperazione qualcosa sul terreno, noi riutilizziamo l'effetto. L'avversario riesce a proteggere qualcosa, magari con teletrasporto, quel che sia, noi riutilizziamo l'effetto. È un po' il portavessillo, il capofila dei fedeli della luce, uno di quei mostri eterni che non moriranno mai, mai e poi mai. E adesso andiamo da un piccolo fratellino, un po' quel mostro, no? Che tu vai a sottovalutare perché oscurato magari dalla grande potenza del fratello maggiore, un po' l'underdog, no? Eh no, ragazzi, non funziona così. Con il Punishment Dragon noi giochiamo in Serie A. Grazie a questo mostro noi rimischiamo tutte le carte nei cimiteri direttamente nei deck. Ciò significa che prendiamo sempre gli esempi principi. Il drago bianco occhi blu non può andare a beneficiare della pietra bianca degli antichi. Il mago nero non potrà andare a giocare con il suo circolo, no? Vizioso di Eternal Soul ed Anima Immortale. Tanta roba che Punishment Dragon va assolutamente a soddisfare. Un mostro che in tante situazioni è più salvifico di quel che si pensa. Ma assieme a lui non dobbiamo pensare che l'esercito si sgonfi immediatamente nelle fila dei nostri arieti più duri e più spaventosi. C'è anche lui, ragazzi, il primo signore della luce, il primo signore delle fate. Ragazzi, un bel applauso, un tripudio di emozioni per l'arcisignore Cristian, un grandissimo mostro che impedisce le evocazioni speciali. Ciò significa che con lui dai il KO punch, con questo pupazzetto alla fine del turno, una volta complicate tutte le combo e dipanate sul terreno le nostre forze bellicose più apacifiche, beh, con questo mostro c'è il colpo finale, perché l'avversario non può andare più ad evocare specialmente. È tanta roba, ragazzi, è veramente tanta roba. Un po' colui che regna dall'inizio, un po' l'Archomai della potenza, l'Arché, nell'arca dell'essenza misterica potenziata, l'arcisignore è assolutamente il primo dei signori della potenza e l'ennesimo boss monster che va a rendere questo mazzo assolutamente meta e super giocabile.